Nel Vallo di Diano il progetto di intercultura prosegue senza sosta, consentendo a diversi giovani di vivere esperienze fuori dai confini nazionali per aprirsi alla conoscenza di nuovi mondi e nuove culture, imparare la lingua del posto, adeguandosi a usi e consuetudini diverse da quelle in cui sono cresciuti. Sabato scorso, Ofelia Di Candia, insieme a Gelsomina Lombardi, responsabile partenze, e alle altre referenti del progetto Intercultura per il Vallo di Diano, hanno salutato i giovani in partenza, consegnando loro le borse di studio. Continua quindi con entusiasmo un progetto dalla grande valenza culturale per i giovani e che nel tempo sta raccogliendo sempre più consenso tra le famiglie, come sottolineato da Ofelia Di Candia. Intercultura lavora con i ragazzi, con le famiglie, con le scuole, con la sede centrale che è a Colle Valdelsa e il Ministero della Pubblica Istruzione e il Ministero degli Esteri. I ragazzi vanno all'estero per un anno scolastico, 6 mesi scolastici, 3 mesi, 2 mesi e possono fare questa esperienza grazie a noi volontari che cerchiamo famiglie, perché le famiglie sono il fulcro, oltre ai ragazzi, perché se non troviamo famiglie che accolgono i nostri ragazzi all'estero, i nostri ragazzi non hanno dove andare. Se non abbiamo famiglie che mandano i loro figli all'estero, certamente le cose non potrebbero essere così positive. Quindi è un'esperienza di vita, dicevo, non è un'esperienza linguistica, perché è vero che loro impareranno la lingua della nazione dove saranno ospiti. Così i ragazzi sono messi in grado di poter seguire le lezioni a scuola, di capire meglio anche ciò che accade nelle proprie famiglie, perché spesso capitano come i ragazzi che vanno in Thailandia, sono delle famiglie completamente nuove, dei modi di vivere, dei momenti, dei tempi che sono completamente nuovi dal nostro modo di vivere. Quindi hanno bisogno di queste lezioni private e poi pian piano le cose diventano più facili e quando veramente le cose vanno bene poi devono tornare. Quindi piangevano all'andata e piangeranno al ritorno, perché all'andata perché lasciano i propri genitori, al ritorno perché lasciano un'altra famiglia là, altri genitori, altre sorelle, altri fratelli. Dal Vallo di Diano 4 giovani sono in partenza e sono stati salutati sabato scorso in una serata di festa, allegria e socialità che mancava a causa anche del Covid. Riprendono quindi con entusiasmo le esperienze formative per i ragazzi anche del Vallo di Diano, che, come spiegato dal Gelsomina Lombardi, responsabile partenze di Intercultura Vallo di Diano, consentirà loro di aprirsi a nuovi mondi e nuove culture. Questa sera sì, è una serata di festa, una serata di festa per la partenza di 4 ragazzi del Vallo di Diano. Cristina che parte per l'Argentina, che addirittura è stata selezionata, un grande onore per il centro locale del Vallo di Diano perché ha avuto una borsa di studio sponsorizzata e sostenuta dalle Generali, che era prevista per le ragazze della Campania. Quindi è stato un bel risultato anche per il nostro centro locale. Ragazze meritevoli ovviamente venivano sostenute da questa importante sponsor. Poi abbiamo Costanza che parte per la Spagna, Jacopo per un percorso nel Belgio francofono e in ultimo abbiamo Francesca che parte per gli Stati Uniti. È stato un percorso lungo di formazione perché incomincia a novembre il loro rapporto con Intercultura, poi partecipano al concorso nazionale. I nostri ragazzi quest'anno ad essere stati selezionati erano tanti, davvero tanti, sono partiti in 27, sono arrivati poi in ultimo in 7 e solo 4 però stasera partono perché 3 erano purtroppo dei paesi a rischio in questo momento e quindi i genitori, le famiglie non si sono sentite di farle partire. Il percorso di formazione è necessario per permettergli di affrontare al meglio il progetto educativo che è Intercultura. Il centro locale del Vallo di Diano è davvero soddisfatto e augura loro buona vita di formazione. Torneranno uomini e donne partendo dall'essere ragazzi e ragazze. Veramente buon viaggio e saremo felici di leggere poi insieme a loro quello che stasera hanno fatto nell'ultima serata di formazione. La lettera a se stesso, che è quello che si aspettano da questa iniziativa, che poi puntualmente quando ritorneranno e leggeranno,
leggeranno verrà disattesa, perché avranno scritto tante di quelle cose che poi non sono accadute, ma ne sono successe altre che li hanno davvero cambiati. La serata è stata anche occasione per ringraziare le scuole valdianesi fondamentali per la realizzazione del progetto che prevede per gli studenti che arrivano nel Vallo di Diano, così come per i valdianesi che vanno all'estero, di frequentare le scuole locali. Un ringraziamento speciale è stato quindi consegnato alla dirigente scolastica dell'Istituto Cicerone Antonella Vairo, a Carmela Pessolano, vicepreside del Liceo Pisacane di Padula, e ai referenti dell'Istituto Pomponio Leto.